Quindi, come detto, il rendimento di palettatura tiene conto di quello che succede quando, esaminando l'evoluzione di ogni chilogrammo di fluido che attraversa un defissatore cirrotorace. Quindi se facciamo riferimento a una macchina motrice, in sede ideale potremmo ottenere un lavoro ideale pari ad y, in realtà ci sono le perdite di palettatura, otteniamo un lavoro di palettatura inferiore e quindi un rendimento di palettatura minore di 1. Poi quel lavoro di palettatura sostanzialmente coincide con il lavoro di Euler, viceversa per la macchina operatrice. Purtroppo però le perdite di cui dobbiamo tener conto non si fermano all'evoluzione del fluido attraverso condotti statorici e rotorici. Al più ricorderete quando abbiamo fatto il discorso sui rendimenti di stadio, appunto in questo Y abbiamo differenziato se considera o meno l'energia cinetica lo scarico come una perdita. In realtà, se guardiamo l'architettura di una macchina, dobbiamo considerare anche altre due tipologie di perdite che appunto detto indicheremo come complementari. Fondamentalmente considereremo perdite per fughe, perdite per attrito sul disco e eventualmente perdite per ventilazione. Ora, supponiamo di avere a che fare con una girante radiale, una pompa. Il flusso entra nell'occhio della girante attraverso tutto quanto il condotto rotorico e viene scaricato verso la voluta che sta a valle o il diffusore che sta a valle. In realtà la girante appunto gira mentre la cassa è ferma. Non possiamo avere strisciamenti, quindi dovremo lasciare un certo spazio tra la girante stessa e la cassa. Metteremo delle tenute, ma comunque alla fine non ci potrà essere un collegamento rigido. Cosa succede quindi? Acqua, supponiamo, attraverso il condotto rotorico in questo viaggio sta aumentando la propria pressione. Questa è una macchina operatrice che lavorerà con un certo grado di reazione. Viene scaricata qui, quest'acqua può ricircolare attraverso questo vano di passaggio che siamo obbligati a lasciare per consentire appunto la rotazione tra le due parti, spinta proprio dalla differenza di pressione che c'è tra monte, cioè l'uscita del condotto rotorico, e valle, cioè l'ingresso al condotto rotorico. C'è una forzante che tende a rispingere indietro attraverso questo gioco che siamo costretti a lasciare una certa quantità di portata. Quindi in realtà che succede? Noi vediamo da qui in funzionamento stazionario, vedremo uscire una certa portata volumetrica, la stessa identica portata volumetrica la vediamo entrare nella girante, ma in realtà se poi focalizziamo l'attenzione ci accorgiamo che c'è anche una portata che non compare nel bilancio di ciò che entra e ciò che esce dalla macchina, dallo stadio, ma che semplicemente ricircola tra monte e valle della girante. Quindi se effettivamente noi qui vediamo entrare Q punto e uscire Q punto, la nostra girante in realtà sta elaborando una portata un pochino più grande, perché c'è questa portata che ricircola attraverso i giochi tra monte e valle dei condotti rotorici. Viene ripresa in carico dei condotti rotorici, rielaborata nuovamente, eccetera. Ovviamente tutta l'energia meccanica acquisita da questa portata che indichiamo come Q punto G si dissipa quando in questa laminazione che essa subisce quando passa dall'uscita dei condotti rotorici tende a ritornare indietro attraverso i giochi fino all'ingresso dei condotti rotorici stessi. Quindi la portata elaborata per queste che sono le perdite dei fluidi da una macchina operatrice, la portata elaborata dalla girante tende a essere sempre un po' più grande della portata che nominalmente la macchina sta elaborando. Quella che noi vediamo entrare e uscire. Nelle macchine motrici accade esattamente l'inverso. In questo caso la pressione all'ingresso del condotto rotorico è più alta di quella che rende a valle. Ci saranno sempre lì anche dei giochi che dobbiamo lasciare per consentire il movimento relativo.
c'è un'aliquota di portata che tenderà a scavalcare questa volta la girante, passando dall'ingresso all'uscita, in realtà passando attraverso questi giochi che siamo costretti a lasciare e non passando attraverso i condotti rotorici veri e propri. Quindi effettivamente una macchina motrice invece elabora una portata che è sempre un pochino più piccola rispetto alla portata che noi vediamo entrare, la girante di una macchina motrice elabora una portata che è sempre un pochino più piccola rispetto alla portata, che vediamo entrare e uscire dalla macchina. Questo ci porta a definire un rendimento. Lo vedete rappresentato banalmente sulla slide. Se parliamo di una macchina motrice, rapporteremo la portata effettivamente elaborata dalla girante rispetto a quella che attraversa la macchina. Quindi quello che passa attraverso i giochi verrà sottratto al numeratore e rapportato al totale. Viceversa, in un'operatrice, questa a quel punto è la portata nominale e terremo conto tramite questa espressione del rendimento che in realtà la girante elabora un po' più di portata di quanto ci aspettiamo. Questo rendimento lo chiamiamo rendimento volumetrico della macchina, della turbo macchina, normalmente è maggiore del 95%. In particolare questo significa che per quelle che sono le realizzazioni usuali, ciò che scavalca la girante, quindi la portata ai giochi, come si suol dire, è sempre contenuto al di sotto del 5% della portata che vediamo attraversare la macchina, dell'acquipunto. Questo ci fa rendere conto, ad esempio, ci introduce anche alla seconda perdita che trattiamo, che è quella che chiamiamo di attrito sul disco. Vi ho riportato qui due macchine in uno stadio, sempre diciamo una pompa centrifuga, dove tutte queste zone qui in realtà saranno piene di acqua, si sta elaborando acqua questa macchina, per il discorso che abbiamo fatto prima. Oppure una turbina d'azione in uno stadio. In questo caso qui abbiamo il distributore, questa sarà una macchina a vapore, presumibilmente. Il vapore attraversa l'ugello, il condotto statorico, che lo porta a interagire con i condotti rotorici, vedete le palle, montate su questo disco, che sta ruotando. Il vapore viene scaricato, entra nella cassa, dopodiché uscirà qui dalla cassa, da questa architettura di macchina. Il disco è in rotazione, ma il vapore che c'è nella cassa eserciterà una resistenza aerodinamica sulla rotazione stessa del disco. Cioè, qui avremo una distribuzione di sforzi tangenziali, perché anche qui si forma uno stato limpido, visto che c'è un movimento relativo tra parte solida e vapore che circonda questa parte solida. Quindi c'è la formazione di uno strato limpido. Ci sono una serie di sforzi tangenziali che vengono ad agire sul disco stesso, che determina una coppia torcente che in realtà si oppone al moto relativo. Quindi tende ad opporsi alla rotazione del disco. Questo accade in questo caso, accade in maniera del tutto simile sui dischi coprogara di questa pompa. È immersa in acqua, moto relativo tra disco che in qualche modo dobbiamo mantenere in rotazione e l'acqua che c'è contenuta nella cassa, si determina una coppia torcente che per mantenere in rotazione la girante in qualche modo deve essere vinta, per equilibrare. Quindi, se io voglio mantenere in rotazione questo disco, cosa accadrà? Accadrà che dovrò spendere una parte, nel caso di una macchina motrice, una parte del lavoro stesso che sto ricavando dal fluido. In realtà questo lavoro lo trasmetto all'esterno attraverso l'albero rotante, ma una parte lo devo impiegare anche per mantenere in rotazione il disco rispetto agli sforzi appunto applicati dal vapore che lo circonda.
che lo bagna. In questo caso della macchina operatrice, parte della potenza che io trasmetto attraverso la plancia, la gran parte se ne andrà per fornire lavoro di energia meccanica a fluido, ma una piccola parte la devo spendere anche per equilibrare, per vincere questa azione resistente che viene applicata sul disco confinato. Quindi effetti che io non vedo quando esamino il flusso attraverso i condotti statodici e radodici, ma che sono ugualmente importanti per il funzionamento della macchina e che anzi ne condizioneranno, vedremo la prossima lezione, poi alcune condizioneranno alcune scelte progettuali. In particolare, questa potenza di attrito persa sul disco, così di solito viene chiamata, dipende in maniera sostanziale dal fluido di lavoro che stiamo utilizzando. Un conto è se abbiamo a che fare con un vapor d'acqua, un conto è se abbiamo a che fare con un liquido viscoso come l'acqua, come l'olio, un conto è se abbiamo una girante che ruota in aria. In quel caso densità e viscosità del mezzo fluido sono talmente bassi da rendere veramente trascurabili queste azioni. Però macchine idrauliche oppure che trattano appunto vapori non sono assolutamente trascurabili. Ci sono diverse correlazioni che si possono utilizzare per descrivere questi effetti. Io vi ho riportato questa dello Stotolà, dove la potenza persa per attrito si fa dipendere dal quadrato del diametro del disco, dalla velocità di trascinamento al cubo, dove per velocità di trascinamento, quando non è diversamente indicato, dovete sempre intendere quella riferita all'apice della valle, quindi la massima, come in questo caso all'apice del disco, la massima velocità di trascinamento, e dalla densità del fluido. Dopodiché questo coefficiente A, a seconda degli autori e delle tipologie di macchine, in realtà ci sono diversi valori che puoi trovare in letteratura, io vi ho riportato questi due al titolo di esempio. Uno derivato dallo Stotolà e uno derivato dal professor Flagler. Faccio notare che questa potenza dipende dal numero di giri al secondo elevato alla terza e dal diametro del disco elevato alla quinta. Terza perdita di cui ci occupiamo è la perdita per ventilazione. Ora, oggi per il nuovo modo di funzionare che stanno assumendo le turbomacchine, questa perdita ha assunto un significato un po' particolare, però questo ce lo lasciamo a valle della trattazione di turbine termiche. In senso classico, quando si parla di ventilazione si fa riferimento a una particolare tipologia di macchina che è la turbina d'azione parzializzata. Ricorderete dal corso di macchine che per noi una macchina parzializzata è una macchina dove non tutti i condotti rotorici vengono alimentati contemporaneamente, ma decidiamo di alimentarne solo una parte, per una serie di motivi che vedremo più avanti nel corso quando progetteremo una di queste. In questi casi però, oltre all'attrito sul disco, il vapore che viene scaricato dai condotti attivi tende comunque a riempire tutta quanta la cassa, riempie anche i condotti che in quell'istante non sono alimentati. Quindi queste pale in realtà devono non solo il disco, ma anche le pale devono vincere la resistenza aerodinamica data dal fluido, perché con questi condotti rotorici non alimentati saranno tutti pieni di vapore praticamente fermi. Tra l'altro, quando un condotto arriva davanti all'ugello che alimenta il vapore, questo dovrà innanzitutto spingere via quello che c'è dentro per cominciare a passare il nuovo vapore che arriva dall'ugello. Tutto ciò si traduce in una perdita di potenza, principalmente questa resistenza aerodinamica all'avanzamento della pala. Anche qui abbiamo una serie di correlazioni, facendo riferimento al professor Flagler, può essere espressa ad esempio tramite questa correlazione che ce la fa dipendere dal cubo del numero della velocità di rotazione della macchina, dal diametro medio della palettatura e dall'altezza della pala B, oltre che dalla densità del fluido. Epsilon invece è il grado di parzializzazione
cioè ci esprime in sostanza quanti condotti rotorici, la percentuale di condotti rotorici che è realmente alimentata nel funzionamento dell'arto. È chiaro che se tutti i condotti sono alimentati, epsilon tende ad 1 e quindi questa perdita si annulla. Abbiamo messo sul piatto tre tipi di perdite complementari. Queste perdite complementari in realtà nel funzionamento della nostra macchina le dovremo considerare insieme a quelle che sono le perdite di palettatura che abbiamo visto prima. Il totale ci danno quelle che definiamo rendimento interno. Rendimento interno per noi è detto Y il lavoro ideale specifico, come al solito, che dovrebbe essere scambiato da una macchina ideale per ogni chilo di fluido che l'attraversa. Il rendimento interno, nel caso di una macchina motrice, lo definiremo come il rapporto tra la potenza effettivamente necessaria, richiede la macchina motrice, la potenza effettivamente recepita dalla macchina, quindi stiamo parlando di potenza, non più di lavoro specifico, rispetto alla potenza che potremmo recepire nel caso di una macchina ideale, quindi M punto per X. Per un'operatrice il differenza. Facciamo un paio di esempi concreti. Vediamo come si caratterizza il rendimento interno per una macchina operatrice, ossia supponiamo una pompa, anche se non è quello che è rappresentato sulla slide. Allora, macchina operatrice, supponiamo che sia una pompa, ogni chilogrammo di fluido che attraversa la nostra girante riceve dalla girante stessa una quantità di energia meccanica pari ad LP, okay? Il lavoro di Eulero, il lavoro di palettatura. Quindi quanti chili di fluido attraversano nella girante? Beh, consideriamo la densità per la portata che sta attraversando la macchina, però attenzione, la portata che io vedo scaricare dalla frangia della mia pompa centrifuga Q punto non coincide con quella che è elaborata dalla girante, perché c'è il fenomeno delle perdite di Joule. Quindi in realtà la mia girante elabora una portata un po' maggiore, Q punto più Q punto G. Quindi il mio motore che sta muovendo la pompa dovrà starà fornendo al fluido una potenza complessiva Rho per Q punto più Q punto G per il lavoro di palettatura, ossia quanta energia meccanica, quanto lavoro cede ad ogni chilo di fluido che passa nella girante. In più il mio motore esterno dovrà spendere energia per mantenere in rotazione il disco, perché una parte di potenza, di questa potenza che viene fornita, serve in realtà a vincere le resistenze proprio che si hanno sui dischi curvati, sul disco curvato, più questa PA che abbiamo visto in precedenza. Beh, questo punto è facile elaborare. In base alla definizione di rendimento volumetrico possiamo riarrangiare questa relazione, Q punto più Q punto G è il rapporto tra la portata nominale e il rendimento volumetrico della macchina. Per come ho definito il lavoro di palettatura appunto segue la storia di un chilo di fluido attraverso lo stadio, quindi il lavoro di palettatura non è altro che Y su E da B, rendimento di palettatura. Quindi abbiamo che la potenza interna, cioè quella che deve essere
fornita alla macchina per realizzare la trasformazione che vogliamo nel fluido è dato in realtà da questa somma di termini, dove vediamo comparire insieme in realtà il rendimento di palettatura, ossia le perdite di palettatura e le perdite interne. Volendo possiamo facilmente rielaborare tutta quanta l'espressione dividendo, appunto, calcoliamoci il rendimento interno con macchina operatrice, se la nostra macchina ideale elaborando una portata a Q punto ideale dovrebbe essere fornito soltanto il lavoro ideale specifico Y, quindi rapportiamo questa potenza ideale a quella invece che effettivamente deve essere fornita. Quindi otteniamo questo rapporto, dividiamo tutto per ROC.Y e otteniamo questa espressione del rendimento interno, che volendo potete ulteriormente rielaborare, eta I pari rendimento volumetrico per rendimento di palettatura su 1 più potenza persa per attrito sul disco fatto ρ.y per eta b per eta b. Se questo termine, questo prodotto complessivo, si mantiene comunque molto piccolo rispetto ad 1, trascurato, il rendimento interno diventa circa uguale eta v per eta b, espressione che spesso trovate su alcuni testi. Chiaro se andiamo a confrontare le due definizioni date per rendimento interno e rendimento di palettatura, vediamo che il rendimento interno è più piccolo del rendimento di palettatura, perché nel rendimento interno ci sono anche le perdite di palettatura insieme a quelle complementari. Il rendimento di palettatura no, ci sono solo quelle di palettatura. Stesso identico ragionamento lo possiamo fare nel caso di una macchina motrice. In questo caso il lavoro di Eulero è quello che effettivamente viene ceduto da ogni chilogrammo di fluido che attraversa la macchina. Dobbiamo però considerare che la girante non è che attraversa la girante, scusate, però dobbiamo considerare che la girante non è attraversata da tutta la sua portata nominale, ma c'è una parte di fuga ai giochi. Quindi il lavoro che otteniamo, la potenza di palettatura che otteniamo, sarà densità per portata nominale meno portata che scavalca la girante tramite i giochi. Poi questa volta dobbiamo sottrarre la potenza persa per attrito sul disco, nel caso di una macchina motrice, e eventualmente dobbiamo sottrarre la potenza persa per ventilazione, se è una turbina parzializzata. Rielaborando ritiriamo in mezzo il rendimento volumetrico e il rendimento di palettatura, che questa volta è proprio pari ad LB su Y. Ancora una volta il rendimento interno risulterà maggiore ovviamente del rendimento di palettatura, e possiamo darne questa espressione esplicitando i conti. Ancora una volta, se questo termine è molto piccolo, il rendimento interno è circa uguale a eta v per eta p, come succedeva per la macchina operatrice. E spesso, vi ripeto, trovate questa approssimazione sui testi. Infine c'è un terzo rendimento di palettatura, il cosiddetto rendimento aggiunto, cioè dobbiamo considerare l'attrito dei cuscinetti, bonzine, eccetera eccetera, gli attriti meccanici che ci collegano alla nostra girante, a quella che è la frangia di accoppiamento vera e propria, quindi ci saranno le relazioni di energia meccanica. Definiamo rendimento globale o rendimento aggiunto della macchina il prodotto tra il rendimento interno, che è quello effettivo idraulico, fluido dinamico della macchina, che tiene conto degli scambi fluido parti moto, fluido macchina, per il rendimento meccanico, che per fortuna, almeno se la macchina è di una certa taglia, è sempre piuttosto elevato.
considerazioni che ci saranno utili soprattutto per la prossima lezione. Perdi dei giochi, quindi il fatto che siamo costretti a rendere, cioè siamo costretti, dobbiamo lasciare dei giochi per rendere possibile il moto relativo tra parte rotorica e cassa della macchina, porta a far sì che ci sia un riflusso in qualche modo in una macchina operatrice o uno scavalcamento in una macchina motrice. Questo si traduce in una perdita secca, l'abbiamo vista in nelle relazioni precedenti. Noi cercheremo di limitarlo il più possibile, questa portata che viene chiamata fuga attraverso i giochi, questa portata lì. Quindi appunto usiamo delle tenute, possono essere realizzate in vari modi, e cerchiamo di rendere tenute il labirinto in genere, per cercare di minimizzare questa portata che sta attraversando le mani, che sta cortocircuitando l'acqua. Questo in realtà opera di minimizzazione delle perdite, quindi di riduzione al minimo in realtà della tolleranza che possiamo avere tra parte mobile e parte fissa, lo facciamo qualunque sia la macchina che stiamo realizzando, grande o piccola che sia. In realtà o abbiamo una pala lunga un metro, o abbiamo alta un metro, o abbiamo una pala alta 20 cm, il gioco che avremo tra apice della pala e cassa della macchina sarà sempre quello, legato fondamentalmente alle tolleranze di lavorazione. Questo significa però, siccome la portata che fugge attraverso i giochi in termini percentuali dipende proprio tra sezione di passaggio a gioco, sezione utile del rotore, significa che questa portata diventerà percentualmente più importante man mano che la pala in realtà diventa piccola. Mentre può essere assolutamente trascurabile per una girante di grandi dimensioni, diventa molto significativa per una girante di piccole dimensioni. Questo ci limiterà in qualche modo l'altezza minima che possiamo dare alla pala, o meglio, è uno dei fattori che concorrono a limitare la minima altezza che può presentare una pala, perché altrimenti la percentuale di portata che fugge attraverso i giochi, quindi perdita complementare, diventa troppo alta rispetto alla portata elaborata dalla macchina e quindi il rendimento della stessa diventa inaccettabile. Perdite per artrito sul disco aumentano con la quinta potenza del diametro esterno, quadrato della velocità, o col quadrato della velocità di rotazione. Non possiamo fare macchine troppo grandi, soprattutto quando queste girano a velocità che possiamo considerare sostenute, perché aumentando con la quinta potenza, ancora una volta, questa perdita complementare diventa insostenibile per il funzionamento della macchina. Questo limiterà il massimo diametro che una girante può avere, o meglio, limiterà il rapporto diametro esterno sul diametro interno. Ancora, rendimento di palettatore e rendimento interno. Gerarchicamente il rendimento interno è più importante di quello di palettatore, cioè un valore più basso perché tiene in conto di tutte le perdite che abbiamo all'interno della macchina, almeno per quanto riguarda l'evoluzione del flusso di lavoro. Quindi in realtà a noi interesserà, quando progettiamo la macchina, farla in maniera tale che il suo rendimento interno sia il più grande possibile. Per fortuna questo in molte tipologie di macchine, in molte tipologie di stati, viene a coincidere, le condizioni che ci ottimizzano il rendimento interno sono le stesse che ottimizzano il rendimento di palettatura, il che ci semplificherà un po' gli approcci, perché molto spesso in realtà ragioneremo solo sul rendimento di palettatura, cercando le condizioni che lo ottimizzano, e per quelle condizioni saranno quelle che ci guideranno nel progetto. Ci sono macchine invece per cui questo non è rispettato, una tipologia, appunto, sono proprio le turbine ad azione parzializzate, perché le perdite per ventilazione in realtà, lo vedremo meglio nel seguito, dover tener conto delle perdite di ventilazione farà sì che noi cercheremo il punto di ottimo del rendimento interno e vedremo che questa volta sarà molto lontano, almeno come programma. Tipologia di progetto, come forma da dare alla macchina, come scelte progettuali da fare,
saranno molto lontane da quelli che viceversa ottimizzano il rendimento di quelle. Ultima 5 minuti, proprio 5 minuti di più, un'ultima considerazione sulle sollecitazioni. No, io vi ho detto, turbomacchine, fluidi, noi ci occupiamo dei fluidi, lasciamo ai meccanici freddi occuparsi delle sollecitazioni e di come fare per resistere a tali sollecitazioni. Al limite ci diranno, guarda, come fa l'ingegnere con l'architetto, guarda che non è possibile quello che vuoi fare, cioè proprio non ho modo. Turbomacchine, attenzione, innanzitutto quelle che veramente risentono il problema delle sollecitazioni sono le macchine assiali, dove la struttura della pala appunto la rende molto delicata, cioè bisogna stare attenti a che tipo di sollecitazione, se è in grado di resistere alle sollecitazioni previste dall'esercizio della macchina. Mentre invece le macchine radiali in genere sono abbastanza robuste, cioè il fatto che tutta la pala è ancorata su un disco le rende appunto molto robuste. Facciamo riferimento alla girante. Invece una pala assiale, abbiamo ancorata su un disco, in vari modi si sviluppa lungo il raggio, ricavata con un profilo aerodinamico, quindi anche abbastanza sottile magari per quanto riguarda la sezione, sollecitata a fatica perché i moti, come vi ho detto all'inizio della lezione, vi ho fatto presente, in realtà i moti non sono assolutamente stazionari, ma sono periodici, quindi le azioni che lo scambio di azioni tra fluido e pala anch'essi saranno periodici, che vanno ad agire sulla palina, e quindi in realtà questa viene sollecitata a fatica, tenderà un pochino a vibrare ogni pala di turbo macchina assiale. Quindi in realtà un po' di attenzione nel dimensionamento di questo oggetto ci deve essere. Quali sono le sollecitazioni che agiscono? C'è una spinta palare dovuta all'interazione fluido-pala. Se c'è scambio di quantità di moto e la pala deflette il flusso tende ad agire sulla pala con una componente tangenziale che quindi tende a fletterla. Se la pala ruota con una certa velocità solidale con la girante, questa sta ruotando con velocità omega, c'è un'azione centrifuga che agisce su ogni sezione della pala. In particolare, nei calcoli di prima approssimazione, la forza da sollecitazione centrifuga è più importante della sollecitazione flessionale. Possiamo fare riferimento a questa, almeno per capire un paio di cose fondamentali. Facciamoci un calcolo proprio della serva. Consideriamo una pala a sezione cilindrica, dritta, sezione costante nel passaggio dal mozzo fino all'ancio, sezione costante che vale S. Su ogni elementino della nostra pala consideriamo solo le sollecitazioni centrifughe. Allora, la massa è ρ per ds dr, densità del materiale con cui questa volta è realizzata la pala, S, superficie della sezione della pala che stiamo ipotizzando costante, per dr, quindi stiamo considerando un elementino che corrisponde alla variazione infinitesima di raggio dr, questo è il mio dm, per conoscere la forza centrifuga, considero l'accelerazione centrifuga, consideriamo moto rotatorio stazionario, quindi omega quadro r, il massimo sforzo ce l'avrò alla base della pala che mi deve equilibrare tutta la spinta centrifuga, che io posso calcolare integrando dal raggio alla base fino al raggio all'apice, diciamo RA e RB, questa espressione. Ovviamente R in DR, questo sarà il risultato dell'integrale. Possiamo rielaborarlo in vari modi. Uno è questo che è rappresentato sulla slide.
differenza tra i quadrati, quindi somma per differenza, RA meno RB è l'altezza della pala, RA più RB fratto 2 è il diametro medio della pala, moltiplico e divido di nuovo per il diametro, scusate, il raggio medio della pala, moltiplico e divido per il raggio medio della pala di nuovo, ottengo questa espressione, rho S velocità media di trascinamento al quadrato per L altezza della pala fratto diametro medio. Possiamo anche rielaborarla in maniera diversa, quindi rho S omega quadro RB al quadrato meno R al quadrato fratto 2. Ad esempio abbiamo chiamato con RB l'apice giusto, la forza centrifuga posso scriverla, densità del materiale, sezione della pala, omega quadro per raggio massimo della pala elevato al quadrato, 1 per 2, 1 meno RA alla seconda su RB alla seconda. In maniera diversa, ma del tutto equivalente, la forza centrifuga sarà rho S velocità di trascinamento all'apice, quindi quella massima che possiamo avere sulla pala, per 1 meno quello che chiamo un fattore di forma Q elevato al quadrato, dove questo fattore di forma è pari a RA su RB o diametro interno su diametro esterno. In sostanza le sollecitazioni centrifughe dipendono dal quadrato della velocità di trascinamento, in questa espressione compare la velocità massima, in quella compare la velocità media, e poi da un fattore di forma, ci dice appunto quella che è la forma della pala, in realtà sono equivalenti, o l'altezza della pala sul diametro medio, o il rapporto chi diametro interno sul diametro esterno. Fondamentalmente queste sollecitazioni centrifughe crescono con questo quadrato, questo è il motivo per cui non saremo liberi nella scelta delle velocità di trascinamento che possiamo utilizzare nei nostri progetti. In realtà, tenendo conto di quelle che sono le caratteristiche resistenziali dei materiali e le condizioni operative del flusso, la temperatura principalmente, noi avremo limitata la velocità U, non tanto la velocità media della pala, noi faremo sempre riferimento alla velocità massima, cioè quella dell'apice. Per ogni categoria di macchina vedrete che bene o male noi andremo sempre a definire un valore massimo per questa velocità. Alta temperatura staremo sui 200-300 metri al secondo, bassa temperatura più su 500-600 metri. Ad esempio nei compressori non li raggiungeremo mai, staremo al massimo sui 300-400 metri al secondo, e così per ogni tipologia di macchina noi stabiliremo un limite, come in realtà stabiliremo un limite anche per questo fattore di forma o in maniera equivalente questo, sia per motivi di resistenza delle pale, soprattutto quelle assiali, ma anche per altri motivi di forma di cui discuteremo più avanti. Siccome abbiamo concluso un paio di settimane fa che il lavoro di palettatura scambiabile, il lavoro scambiabile da uno stadio dipende in maniera forte da questo quadro, anzi dipende in realtà da questo, dalla velocità di trascinamento al quadrato, torniamo a quello che avevo detto, ok? Non è che uno stadio può scambiare qualsiasi lavoro che noi vogliamo, ogni tipologia di stadio in realtà è limitato nel lavoro che può scambiare. Ok? Allora, su questo ci fermiamo per oggi.